sulle piattaforme di stapradio.it, spreaker.com e i 29 canali direttamente collegati ad entrambe le piattaforme. La voce di Antonio Milano che vi saluta è quella per cui è in onda M91 speciale Crotone Calciomercato Estate, appuntamento estivo in una domenica di calura, ma certamente a 8 giorni di distanza dall'impresa riuscita dei 1500 km promessi da Crotone a Torino in bicicletta da parte di Davide Nicola. Ne ho riconfermato a livello ufficioso per il momento, perché si aspetta il suo rientro dalla vacanza di riposo, così come promesso dallo stesso Davide Nicola, allenatore del Crotone. Si aspetta il suo rientro per la definizione degli ingaggi di tutto lo staff tecnico alla corte di Re Davide, e certamente si traggono le conclusioni di un'impresa che ha visto protagonista l'allenatore Davide Nicola, con onorificenze da parte di club e soprattutto di tifosi al seguito suo del Crotone. E nelle varie tappe che hanno caratterizzato questi 1500 km, tappe studiate meticolosamente, che hanno anche avuto uno scopo di beneficio socio-economico-culturale e soprattutto turistico, ma di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sia a livello istituzionale, partendo dal fatto che Crotone deve volare, quindi per sensibilizzare le istituzioni a livello nazionale, il Ministero dei Trasporti, per la risoluzione della riapertura dello scalo pitagorico di Crotone e Isola Caporizzuto, per portare non solo turisti ma anche i tifosi al seguito e della squadra da parte di tutte le altre zone dove gli stessi tifosi rossoblu sono residenti, e soprattutto i tifosi delle squadre ospiti dello stadio comunale Ezio Scida, dove si svolgerà la seconda stagione del Crotone in Serie A per la stagione 2017-2018. Si riparte da protagonisti con onorificenze in ogni tappa da parte di istituzioni sia locali che nazionali, onorificenze, premiazioni, targhe non solo a Davide Nicola ma allo staff anche degli altri tre ciclisti e dei due titolari della ciclofficina, Giuseppe Aiello, Giuseppe Macirella, al seguito del gruppo guidato da Davide Nicola nel suo viaggio in questo mini giro d'Italia, da Crotone a Vigone, frazione dove risiede l'allenatore, per poi finire praticamente nell'ultimo tratto all'interno dello stadio Philadelphia di Torino, dove l'accoglienza è stata da festa, così come da festa sono state le accoglienze nelle singole tappe registrate, anche da parte con onorificenze da parte anche di un giornalista sportivo per eccellenza quale Martino Bartoletti, e anche da parte di due allenatori colleghi dello stesso Davide Nicola, di cui uno già ex allenatore del Crotone, quale Gasperini, ma anche Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus. Onorificenze che certamente hanno lasciato un segno in quello che è anche l'opinione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica per il sostegno all'associazione Onlus, che si occupa delle famiglie vittime di incidenti stradali, dove le tragedie, compresa quella dello stesso Davide Nicola, che per la perdita del proprio figlio Alessandro nella lontana estate del 2014, quando in conseguenza di una strada tagliata al suo motorino da parte di un autobus di
linea a Torino davanti agli occhi di Davide Nicola, che seguiva il motorino con la propria bicicletta. Praticamente in seguito alla caduta lo stesso Alessandro prematuramente scomparirà all'età di 14 anni. I soccorsi, per quanto arrivati subito, non sono stati sufficienti per poter rianimare il povero ragazzo, che quindi nella sua scomparsa ormai assiste da 3 anni e genera forza, umiltà e certamente anche un grosso sostegno emotivo all'allenatore Davide Nicola. Abbandonate quindi le onorificenze, i successi di questa operazione, di questa promessa mantenuta, e certamente il segno di queste accoglienze speciali da festa proprio a tutto lo staff tecnico che si è dato da fare per questa avventura di 1500 km. Si attende con il rientro da questa vacanza in sede a Crotone con ansia il ritorno di Davide Nicola per l'ufficializzazione, quindi la definizione delle ultime cose che riguardano praticamente gli ingaggi e la firma definitiva del contratto da parte dell'allenatore del Crotone, ma nello stesso tempo la società calcistica si sta dando da fare per rendere competitiva la squadra e già pensando ai primi acquisti ancora prima della apertura ufficiale del mercato, che vedrà protagonista il Crotone a partire dai primi di luglio. La società, abbiamo detto, si sta dando da fare per rendere la squadra più competitiva e quindi sono parecchi i nomi che stanno passando davanti all'osservazione dei dirigenti dello staff tecnico della squadra, da lontano anche l'allenatore Davide Nicola, appena riconfermato. Sono parecchi nominativi che quindi si stanno un po' mettendo a fuoco nell'idea di rendere il Crotone più competitivo. Uno di questi per l'attacco, per il rinforzo della squadra dopo le partenze di Falcinelli, di Capezzi, Crisetti, Marcello Trotta, poi le potenziali partenze di Mesba, che per via di motivi di salute non ha fatto una brillante stagione nel Crotone, Simi, altro compagno di squadra di Mesba, impegnato anche nella Coppa d'Africa quest'anno. Certamente si parla di rinforzi. Uno dei primi attaccanti giovani su cui il Crotone punta è certamente Antonio Floro Flores. Si sta trattando in queste ore con il club della Chievo Verona. L'attaccante classe 1983 era passato al Bari con l'obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A del Bari, ma così non è stato e quindi è rientrato al Chievo. La trattativa non sembra essere semplice e da una parte il giocatore, che avrebbe altri 2 anni di contratto, certamente preme, perché in caso di trasferimento si vuole muovere solamente a titolo definitivo. Altro nome che spunta sulla campagna acquisti potenziali del Crotone è il 18enne Andrea Pinamonti, giovane di proprietà dell'Inter, su cui però si è messo in coda anche il Verona.
Per l'attacco sembra essere quasi ufficiale, ufficioso, ma certamente si sta cercando di smussare ancora gli ultimi dettagli, che vedono praticamente la distanza ridotta in 100.000 euro nell'ingaggio del giocatore Ante Budimir, già protagonista della promozione del Crotone in Serie A con i suoi numerosi gol fatti nella stagione 2015-2016, e già protagonista di una trattativa di mercato per riportarlo in casacca rosso-blu nel mercato riparatore di gennaio, ma che non ha trovato allora soluzione. Ormai c'è il sì della Sampdoria, che lo ha messo fuori rosa dopo una stagione quasi tutta in panchina, e quindi non certamente brillante per il giocatore, quindi la Sampdoria lo avrebbe messo fuori rosa e di conseguenza il giocatore è ben disponibile a rivestire la casacca rosso-blu, ma per trasferirsi chiederebbe 100.000 euro in più. Altra settimana decisiva per il calciomercato del Crotone vede protagonista Sasa Lukic. Ho fissato un incontro con il Torino per la trattativa con il mediano 21enne, molto apprezzato da Nicola. Dal Genoa potrebbe tornare di nuovo Alejandro Rossi, tornato alla squadra che ne detiene il cartellino, e probabilmente potrebbe ritornare in prestito, essere rinnovato il prestito per Alejandro Rossi. Invece sono più fitti i contatti per Matteo Ricci con la Roma, Matteo, gemello di Federico, che attualmente sempre di proprietà della Roma, veste la casacca nero-verde del Sassuolo, e Federico è stato già protagonista della stagione di promozione del Crotone. Matteo ha giocato 22 partite in prestito alla Perugia nella scorsa stagione. Rinnovi, si parla del rinnovo dopo la salvezza per Federico Ceccherini, con un prolungamento fino al 2019 già ufficiale. Quindi anche per quanto concerne il fronte rinnovi, le trattative sono certamente in movimento per il Crotone. Un colpo grosso dovrebbe arrivare dalla Stella Rossa per un difensore quale Mirko Pektovic, un giovane interessante considerato da Raffaele Verenna come uno dei più forti talenti, che dovrebbe affiancare certamente Ante Budimir se viene ufficializzata la conclusione positiva della trattativa in settimana. A fianco di Budimir anche le trattative di George Puskas, in prestito al Benevento ed autore del gol che ha portato i campani alla prima loro promozione storica in Serie A, e giovane di scuola Inter, e Luca Garritano in forza al Cesena, già protagonista di un avvicinamento da parte del Crotone nel mercato di riparazione della passata stagione. Certamente fervono anche le trattative con la Lazio. Nel mirino del Crotone l'attaccante olandese Ricardo Kishna, ha
altri interessamenti hanno visto il Crotone, almeno a detta di alcuni giornali, ma sembra che DS Ursino abbia dato un no secco all'interesse per Antonio Cassano, ormai svincolato da tempo, che è stato rincorso dal Crotone nella passata stagione nel mercato di riparazione. Altri nomi di cui si parla sono soprattutto giocatori di una certa importanza nella rosa della Lazio, ma che non sono ancora stati ufficializzati, e tra questi giocatori c'è anche un giocatore come Fran Merida, che viene invece dalla Spagna, un giocatore promettente che sembra ormai essere fatta in uscita dall'Osasuna, che ha dato il suo assenso. Si è invece raffreddata la trattativa per un giocatore che vede praticamente l'interesse su di sé di parecchi club europei e occidentali, che certamente per quanto concerne il giocatore Emerson portano la trattativa in salita. Sembrava essere quasi fatta, ma in questo momento sembra che un'offerta da parte di un altro club allettante sembra preferita rispetto alla scelta del Crotone. Altri giocatori che sono nel mirino abbiamo detto: in difesa dovrebbe essere acquistato dalla Roma invece il brasiliano Emerson Santos, che era stato preso di mira anche dalla Crotone, ma sembra più forte l'offerta anche della Roma. Jim City, comunque un altro giocatore con cui si sta trattando con l'Atalanta. Altri giocatori che fanno parte del mercato della Lazio sono in visione, con una certa pianificazione dovrebbero definirsi soprattutto le trattative per quanto concerne il belga Riccardo Kishna. Ormai sono addirittura d'arrivo e dovrebbero essere ufficializzate, mentre altri giocatori sembrano sfumare il loro interesse per l'offerta della Crotone. Si vedrà comunque in settimana se si riuscirà a portare anche a segno altri colpi in casa della Lazio. Sul fronte della campagna dei giocatori, relativa ai giocatori che sono in uscita dal Crotone per termine di stagione, chiusura del prestito, certamente prestito senza diritto di riscatto, Marcello Trotta è uno di questi. Si tratta col Sassuolo per ricederlo in prestito, la stessa cosa per Alejandro Rossi, si cerca di riportarlo a casa trattando con il Genoa. Il secco no di Beppe Ursino e di Raffaele Renna per la cessione di Cordaz al Genoa, che lo avrebbe richiesto come sostituto di Perin in volo verso il Milan. Soprattutto tra le operazioni di mercato viene ufficializzato che il vice di Cordaz non sarà certamente Festa come nella passata stagione, ma Biscovo.
questo infermento calcistico, l'andamento di quest'ultima settimana per quanto riguarda le trattative del Crotone Calcio in questa campagna di mercato per il rilancio del Crotone nella passata stagione, e di conseguenza si chiude qui lo spazio di Stapp Radio, la redazione sportiva di Stapp Radio dedicata a M91 speciale calcio mercato Crotone estate, uno spazio che viene gestito da stappradio.it, spreaker.com, e che certamente potete seguire anche sugli altri 29 canali direttamente collegati ad entrambe le piattaforme. Il ringraziamento personale da parte di Antonio Milano, l'attenzione a questo spazio, sfruttando anche i vostri pareri, i vostri suggerimenti, con la tecnologia che vi mettiamo a disposizione sul sito di stappradio.it, il servizio di chat e due numeri di telefono per i vostri SMS. Ci servirà il tutto per poter misurare i vostri indici d'ascolto e di gradimento. I numeri di telefono per i vostri SMS: 347 19 44039, 333 22 09 967. È tutto per lo speciale dedicato al calciomercato Crotone, e certamente da parte di Antonio Milano l'appuntamento è alla prossima edizione di M91 speciale calciomercato Crotone estate. Arriva lo stacchetto e la sigla, per cui vi ringraziamo per la vostra attenzione e per il vostro gradimento, e vi aspettiamo per il prossimo appuntamento che tramite i consueti canali vi sarà comunicato, come abbiamo sempre fatto. Il ringraziamento anche alla rimanente parte della redazione sportiva, Stefano Tini e il vice direttore Roberto De Angelis, che ci seguono e che quindi saluto e ringrazio di persona. E l'appuntamento quindi per questo magico Crotone con M91 su stappradio.it, spreaker.com e tutti i 29 canali direttamente collegati ad entrambe le piattaforme. Arrivederci alla prossima.